Ciao a tutti, siamo qua a Milano. Lui è Simone Nicastri, non so se l'avete riconosciuto. Io ho fatto il GF, sono arrivato terzo, accidenti, volevo vincere, però adesso niente, sono arrivato terzo, sono contento così. Perché tra l'altro sto facendo un live bellissimo con Isechia. Una Lei è sola, chi cioè. e basta, quindi cioè, va bene così, però volevo salutare anche E questa siamo a pagina. Milano. Siamo a Milano, siamo in una piazza che molti Bellissimo. riconoscono, che è essere quella dove c'è la stazione di Garibaldi davanti. Non so come si chiama questa stazione, questa piazza. Credo Aulenti, Gae Aulenti. C'è scritto là. C'è scritto? Perché lei è una blogger, sa anche leggere. Io ho fatto Grande Fratello e quindi, È un sapete, è un pochino più ignorante, difficile un per me. bruttino, sì. Allora abbiamo. Oh, guarda il vino, no. Iniziano a Non fanno collegarsi. domande, giustamente. E devi dargli il tempo per. Se sentite, Ci è dicono di fare silenzio perché Ne stiamo abbiamo già dette disturbando. troppe, in effetti. E niente, io volevo far vedere anche quelle fontanelle là. Guarda Sì. che carine. Si vedono? Sì. Le Quelle. vedono? Non so. Sì. Qua Praticamente lì dietro. abbiamo fatto una sfida Se con guardate Kevin. davanti. Con Dopo dipende Kevin. C'è Questo qui è Kevin, Kevin, un intanto altro non del Grande esiste. Fratello. Ecco, siamo tutti bene qui, insomma. E la sfida è tane, senza Bagni. bagnarsi. Però è molto, molto, molto difficile. L'ultimo che ce l'ha fatto era un perfetto. Era Bolt. E l'hanno messo in croce. Era Bolt, però si è fulminato quando è Bolt. Guardate come ride, che simpatica ragazza. E Ride anche anche Kevin. Kevin ride, però è brutto Kevin. E niente, guardate invece, questa è la nostra fotografa ufficiale. Fotografa anche di. Super Carlotta. Fotografa Un anche po' di. di pubblicità per info booking, chiamate l'899 116 116. No. Non chiamate Lei quel fa le numero perché foto. non è lei. Lei fa le Ciao foto. Simo, mi saluti. Saluto Vincenzo Maina Gioia. Però Maina Gioia. Maina Gioia, No, ci piace. Maina Gioia bellissimo. ci piace. Ciao Vincenzo, Maina Gioia. Tutta gente seria viene già Sì, inquadrata, insomma. ci ha preso in pieno. Esatto. Ti chiedono E. che progetti hai. Simone, sei un Allora, grande. i progetti di chi? Miei o tuoi? Penso tuoi, la diretta è con te, Ah, non penso che. io un po' di progetti ce li ho, adesso ho un programma televisivo che a breve uscirà su un canale che si chiama Vivi l'Italia Channel, che mi pare sia 847 di Sky. Ora il progetto più futuro è farmi da appendino. Altrimenti andare a fare serate continuamente al The Club e bere della gran vodka. No, sto C'è un'ottima scherzando. alternativa, È voglio un'ottima dire, puoi alternativa farci sempre una comunque. carriera. E ciao Simo, sei bellissimo. Hai visto anche i ciechi di Neanche prima? dimagrito, è un figurino. Mi salutate. Ciao Chiara Ciao Chiara. Molè. Molè. Stanno passando riprendi degli queste persone. imprenditori. Guardate, Ma no, prendi loro questi vogliono essere. C'è un imprenditori. mondo di Tanto loro. lavoratori. C'è anche una Cioè, signora, ci sono le ragazzine che ti hanno visto, guarda. Oh, gli addominali di Kevin, signori. In mezzo alla piazza. Fior fior di addominali. Ne ha addirittura sei. Si No, contano. 5 perché sono svilato. 5 addominali dispari. Devo dire, allora io volevo fare una Saluta domanda. Simona, saluta Salvatore. Salutiamo. Ciao Chi è Simona Salvatore? Persico. Persico, lo sai che il persico è un pesce molto Che c'è in prebiato. Tanzania che ha rovinato tutto il lago Vittoria? Davvero? Sì, E perché l'hanno messo i giapponesi. invece il persico da noi Perché si l'hanno messo i pesca per giapponesi? fare Perché gli dovevano fare esperimenti. commercio loro perché da loro andava a bestia. Avete Pensa tu. sentito? Non mettete i persici nel. Aspetta, Non mettete aspetta, i persici. Kevin. No. Fai l'appello di non mettere i persici in Africa. No, non metto No, fai anche. l'appello perché ci scrivono Kevin Kevin, ti single. prego. Kevin single? Sì, spiega che non Chi sei è che me l'ha single. detto? Ecco, ma. Chi è che Era. me l'ha Aspetta, detto? non so se si può andare giù. Si chiama Ragazzi, Anna. le voci sono voci di corridoio. Mi dispiace perché voi ovviamente che siete lettori non potete sapere tutta la verità, non potete comunque viverci a 360 gradi. Per Quindi, fortuna. al massimo, se volete sapere qualcosa, chiedete sempre a me, Jessica. Ovviamente non potremo rispondervi a tutti, cercheremo di rispondervi tramite i social, ma sempre i diretti interessati, non terzi, non famiglie, non cugini di campagna, niente di niente, gli interessi di diretti interessati e E nemmeno Lidia. basta. Volevo buttare un po' di Di mettere un po', ecco, mettermi un po' in volevo un po' mea, no? mettere. E quindi niente, Torniamo a Kevin noi. ha confermato di non essere Allora, single, mi spiace per Anna. siccome nei blog, come quello di Isa, di Kia, in questo caso,
ci sono tanti. Aspetta, ti chiedono quando inizia il programma su Sky. Il programma su Sky a settimana. Adesso abbiamo finito di montare tutto e abbiamo un CD. No. Nell'arco della prossima settimana immagino che uscirà. E lo faremo uscire sia sul canale che sui nostri social. E forse, no, non forse, molto probabilmente anche su YouTube, perché YouTube l'ho lasciato un pochino in sospeso, anche se mi sono reso conto che ho sbagliato, mi dispiace per tutti quanti i fan che erano su YouTube e che hanno detto stronzo che ci hai messo tutti quanti a seguirti su YouTube, e invece niente. Salutiamo Arianna di Napoli, ciao Arianna. Ciao Arianna, e ciao, ti Rosa. Chiedevano, vai. Simo, sei grande, andrai a convivere con la tua dolce metà. Per ora la sua dolce metà è Kevin, cioè, per ora io convivo con Kevin, e però... Che gli fa da mangiare. Ma aspetta. Io vi volevo far vedere questo. Il mutande in piazza. In piazza. Ragazzi, è una scena meravigliosa. La gente non se lo sta guardando in realtà. Cazzo, fingono di non gente. Vedere. Ma e lui è nudo. Ma è una Ragazzi, gioia. Di quello che dice e pensa la gente. Vivete liberi. Vivete nudi. E niente. Quindi dicevo che il programma verrà messo su YouTube e da tutte le parti. Ah, andrò a convivere con la mia ragazza, sì, vorremmo tanto, però non è così facile. Abbiamo dei bei progetti in gioco, magari un giorno vedrete la mia vera vittoria morale del Grande Fratello. Però sto parlando a Vandera. Volevo fare una domanda a Kia. Dica. Nell'ordine di questi tre superpoteri, quale superpotere preferiresti? Se A, la superforza. E per super forza intendo la forza di 143 uomini con un massimale alla panca di 110 kg. L'invisibilità o il potere di volare. Però che quando voli diventi cieco, quindi puoi volare però andare contro i pali. Ma perché devi andare? Perché volare è un sogno che comunque tutti abbiamo, è ovvio che tutti vogliono. No, io votavo l'invisibilità. L'invisibilità. Sai quante cose scopri con l'invisibilità? Cosa scopriresti? Cosa faresti? La prima cosa che faresti con l'invisibilità? Qual è la prima cosa? Guarderei sotto le mutande. Voi cosa ne pensate? Cosa fareste voi con la... Diteci cosa fareste con l'invisibilità. Tu cosa faresti con l'invisibilità? Dei gran sgambetti sulle scale mobili. Fai vedere le scale mobili. Immagina di Isaac a prendere 4 miliardi. Miliardi. Via uno, via l'altro, che erano tutti, non si capisce perché. No, con l'invisibilità andrei a assistere a una riunione di Maria De Filippi. Sarei curiosissima di vedere come funziona la nascita di uomini e donne. Mi aspettavo un andrei al G8. No, G8, stiamo parlando sulla pagina di Isaichia, non facciamo argomenti seri, insomma. Io con l'invisibilità, vai. Ragazzi, appena detto che non sei serio, farei un colpo di stato. Poco ambizioso il ragazzo. Ma proprio terribile, farei quei disastri assurdi. Intanto ti chiedo, punirei tutti i cattivi. Salutiamo Bari, ciao Bari. E volevamo dire a Gina che Kevin non sta andando a nessuna parte, sta facendo uno shooting, c'è sempre qua la super fotografa. Ciao Gina. E non vado a nessuna parte. Se volete essere fotografati da Carlotta, seguitela su Instagram, al suo Instagram che è DF Carlotta. Drago, farfalla, Carlotta. Domanda interessante, qual è la tua vera vittoria morale? Questa qua è un segreto. No, la devi dire. No, la vittoria morale è aver conosciuto una persona molto, 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 molto buona, simpatica, dolce e che non posso dire come si chiama. Non vale. E che mi vuol fare un regalo grandissimo. Un bambino. Bomba. Bagigi. Oh, qua non sanno cosa sono i bagigi. Cosa sono i bagigi? Fuori di testa questo ragazzo. Fossi italiano, invece sai che è dialetto. Vedi? Cos'è il bagigi? Oh, abbiamo 700 persone che ci guardano. Vedi un po'. 735 persone. Mi salutate, Arianna Rana, ciao! Che bono, Kevin! Nipote di Giovanni Rana. Questi qua sono tutti i miei fan ciechi che ti vedono e... Se ti vedono i fantasmi. Questa è una gaffa da due. Okay, questa qua sì. Solo lei. Sono andati brutti mostri due o tre volte per essere stato nella casa e fare tutte quelle cose che ho fatto. Intanto ci sono i nostri vicini di panchina che ci stanno guardando male. Ve lo Io vorrei trovare casa Simone. Io ti verrei a trovare a casa. No, venite. No, è una merda. Gli dico dove abitiamo io e Kevin, se volete. Abitiamo in via. No, Fabio, non siamo all'Expo, siamo alla piazza che c'è davanti a Garibaldi. Che si chiama Gaia Aulenti. Cosa gli faranno di Expo, tu lo sai? Sì. Non lo so. Questo è un bel argomento. Ma per me lo dovevano far durare di più. Io sapevo che facevano fare un parco di conigli gigantesco. Perché conigli? Perché si riproducono velocissimi.
così lo riempiono prima. E poi studiano un brevetto per comandargli la mente. Immagina un esercito di un miliardo di conigli comandati che ti vanno in giro, ti scagazzano e ti mangiano tutti i prati. Devastante. Forse però sarebbe meglio le formiche. Sì, soprattutto nella formiche sono piccole. Lo sapevate che il peso delle formiche nel mondo è uguale al peso degli uomini nel mondo? La sapevi questa chicca? No, mi sono distratta perché sto leggendo le domande. Facciamo la gara di che cosa di cose che sai. Tindara. Simo invisibile per andare da Freddy, mortacci Nicanto. Ciao Simo. C'è Veronica che dice la amo Carlotta, salutatela da parte mia. È una tua fan. Sì, Veronica. Aspetta che ti incontro da qua. Ciao Veronica. Abbiamo anche Elisa. Poverina. Voleva? No, credo di no. Dalla mano sulla faccia poi. Della paffa? Salutiamo c'è anche Gina la paffa. Gina che ti fa in bocca al lupo per tutto, Kevin. Grazie Gina, numero uno, Crodino Ferro. Ciao Simo, sono grande. Ciao Gerardo Romano. Salutami, Marica Esposito. Salutami, io. Imperativo assoluto. E ditemi un po', datemi. Salutate Padova, dicono di salutare Padova, devi venire anche tu. Saluta Padovano. Ragazzi, Arcella sempre comunque, siamo i numeri uni. Wow, numeri uni. Che siamo tanti. Numeri uni euro. È meraviglioso. Guardate che ci sono altri. Grande fratello, guardate. Tac. Una fan vuole fare il selfie con Kevin. Pensate se fosse arrivata quando era mezzo nudo, che coccolone che ti prendeva. Assistete questa fortunata ragazza che fa il selfie con lui. Guardate che poser. Guardate come non gliene frega assolutamente di cosa gli sta dicendo Kevin e non vede l'ora di andarsene. Dai, la foto l'abbiamo fatta, ciao. Guardatelo con l'occhio, preghiamo tutti insieme che si imborsi, preghiamo tutti insieme che cada, ecco il potere dell'invisibilità, lo sgambetto, in quel momento ci stava la grande. Cioè, ma vuoi fare una passeggiata e far vedere un po' il posto? No? Passeggiamo, secondo me no, passeggiando no. Abbiamo le valigie. Ah ok, e ce le rubano. Penso proprio di sì. C'è Rossella che ti manda un bacione. Ciao Roxy, un bacio. E poi c'era qualcuno che chiedeva una roba. Cadi Kevin, cadi per Real TV, che arriva Guido Bagatto adesso ti appende alle scale lì e dice dai sì filmate, guardate è proprio in pericolo. Ecco e si va a imboscare. Hanno fatto una faccia basita per, vedi? Mi mandi un saluto, Angela e Angelo. Ciao. C'è anche Vincenzo da salutare. Chi è lei? Io inteso? Io sono Kia, cioè lei è la Kia. Pagina sarebbe mia, quella dove state vedendo la diretta. Ma no, magari dicevano la Carlotta. O se no, la Carlotta è la fotografa. Ma sapete super che Kia è una ragazza molto simpatica e intelligente? Grazie. Ma veramente, perché grazie prima questa... mi ha voluto fare un'intervista, però poi non abbiamo avuto modo di fare intervista perché ci siamo persi in battute e stupidaggini nostre. Quindi cioè, devo dire che è proprio piacevole stare con lei. È una brava persona. Grazie. Peccato che alcuni blogger in qualche modo vengono, cioè, non, come posso dire, cioè non considerati niente. Veramente come dei protagonisti di programmi TV, cioè che in realtà, cioè, quello che voglio dire, che è un concetto molto, molto difficile da spiegare, è il fatto che stai per terminare il giga. È il fatto che vabbè. Molti programmi televisivi devono il loro successo anche ai blog e ai blogger che sono delle persone che hanno del grande